di polverara, patate americane e vini DOC dei Colli Euganei. Sono questi i cavalli di battaglia dell'enogastronomia padovana, scelti dalla delegazione dei produttori CIA della provincia patavina per la loro partecipazione all'Expo di Milano. Eccellenze del territorio che sono state presentate al pubblico della grande manifestazione dedicata all'alimentazione sostenibile, perché sono l'emblema di come le piccole produzioni di nicchia garantiscano un alto livello di qualità e salubrità, in linea con i parametri nutrizionali indicati dalla FAO. Per far vedere che il territorio padovano è in grado di sopravvivere anche senza globalizzazione, quindi un ritorno alla biodiversità e alla valorizzazione di quei piccoli prodotti di nicchia, ma che però portano ancora quei sapori antichi, salubri e genuini, che probabilmente potrebbero far risparmiare anche alla sanità nazionale dei grandissimi soldi. La Confederazione Italiana Agricoltori si batte da tempo per promuovere un modello di agricoltura non intensiva, basato sulla qualità dei prodotti. Si è cercato anche a Milano dunque di sensibilizzare i consumatori su temi importanti come quello della tracciabilità della filiera. Sicuramente la tracciabilità è un qualcosa che noi è valorizzare il prodotto in se stesso, ma la tracciabilità è quel sistema che gli può dare veramente la risposta alle proprie esigenze e non guardare sempre solo e esclusivamente al prezzo, perché la grande distribuzione sicuramente compra dove spende meno per vendere a un prezzo maggiore. Noi come agricoltori vogliamo che il prodotto abbia il proprio valore, però venga trasferito anche all'inizio della filiera, cioè a chi lo produce. Questa finestra aperta sul mondo che dà la possibilità a tutti noi operatori agricoli di far capire alla gente comune che quando va a fare la spesa deve assolutamente essere informata, deve conoscere quello che acquista e cosa mette in tavola. Non è da poco appunto cercare da parte nostra di informare, di diciamo far conoscere il nostro prodotto. Questa è una cosa molto importante. Siamo ad Expo con le nostre eccellenze, incontriamo i cittadini italiani e stranieri che visitano l'Expo, cerchiamo di trasmettere la passione, la fatica che gli agricoltori mettono nel fare il loro lavoro per nutrire i cittadini italiani e anche contribuire a nutrire il pianeta. La trasmissione di questi valori passa anche dalle tradizioni culinarie perpetrate di generazione in generazione, grazie soprattutto allo sforzo delle donne. Il fatto di riappropriarci di tutta una serie di modi di far da mangiare, cioè di proporre il prodotto trasformato, è tipico effettivamente delle donne, ecco, in agricoltura lo sappiamo, però dobbiamo riappropriarcene ed è merito anche di noi donne, donne in campo, che cerchiamo proprio di farlo attraverso le nostre iniziative, perché effettivamente è quello che noi ci proponiamo. Expo non è solo una vetrina illustre, rappresenta anche una concreta e importante occasione di contatto con i mercati internazionali. Ma a noi interessa quei paesi che sono quelli consolidati nei rapporti col Veneto, quelli diremo del Sud America, dell'America in generale, perché abbiamo tanti figli della nostra terra e i nuovi mercati emergenti dalla Cina alla Russia, seppur presenza di embargo adesso, ma speriamo che venga tolto, e altri paesi, diremo tutti i paesi emergenti. Sicuramente il nostro passaporto illustre è il vino. A questo diremmo dovremmo abbinare tutto quello che serve per la tavola, e quindi dai formaggi ai prodotti dell'orto, alla frutta, e non possiamo far mancare niente di quello che noi produciamo, e il Veneto produce praticamente tutta la mensa completa per le persone. L'impegno per la tutela della biodiversità, la garanzia di un'alimentazione sana e il ritorno a un reddito equo continua per questi agricoltori anche dopo Expo. A dare il loro sostegno sarà la Camera di Commercio. L'Expo finisce il 31 di ottobre se non avrà proroghe, ma dopo i valori che vengono trasmessi qui, che vuol dire governare il pianeta in modo diverso, governare l'alimentazione in modo diversa, non farsi sopraffare dalla grande, come dire, catena dell'alimentazione mondiale che passa sopra tutto e tutti, ma prodotti locali, sani, e quindi dopo Expo la Camera di Commercio insieme con gli agricoltori produrrà questo grande progetto. L'intera giornata milanese degli agricoltori della CIA è stata allietata dai Ruzzantini Pavani, gruppo folcloristico che ha rallegrato l'atmosfera con canti e balli della tradizione padovana.